Buonasera. Buonasera a te. Ma allora? Grazie dell'ospitalità. Ma che? Allora, cioè, facci conoscere, cioè no, fatti conoscere. Chi sei? Simone Raso, ex fotografer Fujifilm Italia. Che da 2 anni che... 2 anni, esattamente 2 anni da quando, tornato dall'Africa, dal Kenya, dove sono stato col progetto Slam Dunk Hollus di Bruno Cerella, ho utilizzato tutto il sistema Fuji. Ai tempi avevo la mia X-Pro 1, una E2 e in tasca una 100S. Ho fatto questo lavoro di, diciamo così, di reportage sociale. Ho presentato questo mio lavoro a Fujifilm Italia e da lì è nata una collaborazione fino a diventare un X-Photographer. Ma è un lavoro così importante scegliere Fuji, perché conoscevi già i prodotti Fuji? Io avevo la mia X-Pro 1 e ti dico, quando l'ho presa in mano ho detto wow, cioè è stato, me l'hanno chiesto in tanti, ho detto ma perché Fuji? Per me è stato un ritorno alle origini. Io, abituato nel mondo dello sport a lavorare con 400 mm, 500 mm, dovermi trovare in una situazione del genere, in una baraccopoli, dove meno sei, diciamo così, appariscente, già sei appariscente perché sei l'unico essere di pelle bianca, quindi già di tuo sei molto appariscente. Il poter documentare senza essere troppo invadente questa roba, io ho detto, sai che c'è? Con Fujifilm mi sono trovato proprio alla perfezione. Ma spesso reporter, non so, in quell'epoca usavano anche Olympus, non so, Leica, no? E no, cioè vorrei sapere, cioè più che altro, in realtà conosco molto bene X-Pro 1 perché da 2012 io sono felice utente di X-Pro 1, pure io sono, diciamo, appassionato di Leica nel reportage, però mi sono trovato subito molto bene con la Fuji. Al suo tempo c'era 18, 35, 1.4 e 60. Avevo questi classici 3 obiettivi. Ora io sono partito con il 14 e con il 35, più la 100S. Certo. Basta. Con il vecchio 14 e il vecchio 35. Ma non è che, cioè, tu hai detto Kudelka innamorato di X100. No, in effetti perdutamente lui era innamorato di X100. Guarda, ti dico, sei talmente, come dire, a tuo agio, semplice, mirino elettronico, mai utilizzato mirino elettronico, su Pro 1 non lo avevo. No, quando, no, mai prima. Quando poi ho utilizzato la E2, ti trovi in queste baraccopoli, you know, è una cosa, è una realtà che o ci sei stato non ti rendi conto, vicoli stretti, capanne di latta, un attimo hai un sacco di luce, un attimo sei al buio più totale, ok? ISO auto e mirino elettronico e ghiera, fine. Questo è il motivo per cui mi sono trovato così bene, che dopodiché è diventato un qualcosa di quasi irrinunciabile. Poi c'è stato il passaggio successivo, cioè una volta che è nata questa collaborazione ho detto ok, vediamo se posso far diventare anche in quella parte lavorativa che è lo sport il mio strumento di lavoro. Che X-Pro 2 con 100-400 ha fatto la partita, che, cioè, sicuramente tutti i suoi colleghi l'hanno visto un alieno, perché, cioè, è normale che vanno 400 mm 2.8, no? Cioè cannoni bianchi, neri, cioè quello che è, ok? E arriva con un piccolino così, esatto, che è 100-400, sì, esatto, è Pro 2 e non ha anche luminosità 2.8. Esatto, quindi io ho fatto Roma-Real Madrid di Champions League con la mia Pro 2 pre-produzione, tra l'altro, e il 100-400, e ho portato a casa il lavoro. E l'hanno pubblicato sul Gazzetto dello Sport. Sì, cioè, guarda che... Vabbè, quello in realtà non fa tanta... L'hai pagato? Non fa testo, però dai, il lavoro l'ho fatto, questo è il concetto. Cioè, non stiamo qui discutendo che un 100-400 abbia la stessa nitidezza e qualità di un 500 piuttosto che di un 400. No. Stiamo dicendo che, lavorativamente parlando, è sufficientemente buono, esatto, per poter fare, sì, uno sport ad altissimo livello, perché partiamo di Champions League, e utilizzarla come strumento di lavoro. Io adesso fra 2 ore sarò a una partita al Palazzetto dello Sport di Varese per il basket, utilizzerò la mia Pro 2 con il
50-140. E quindi con lui è quello che stiamo pensando, facciamo un workshop cioè tarato sul sport, ad esempio, no? Sarebbe ideale, con utilizzo del prodotto Fujifilm, cioè insegniamo impostazioni ideare per varie situazioni e con quelle ottiche. Esatto. Diversi, così? Sì, e vediamo le differenze che ci sono con una E2 con il nuovo firmware che ha fatto miracoli, con, allora, una, T1, mia moglie. Con una T10 e con, fino ad arrivare a una Pro 2. Perché mia moglie utilizza XE2. Ha installato il nuovo firmware? Non ancora. Cambia dal giorno alla notte? Sì, sì. Perché io... Cioè, praticamente ti ho paura di fare, cioè, no, invece ti ritrovi sulla E2 il sistema che hai sulla T1, sulla T10, dello zone tracking, del white, certo, tracking, eccetera eccetera. Io dico a mia moglie non usare tracking, no, cioè, tu metti, cioè, punto fermo, cioè, vabbè, esatto, cioè, no, lì in quel caso allora non, niente vantaggi. Però perché no? Però quante aziende, così faccio un po' di spot, su una macchina vecchia di tu sei più bravo di me, una E2 quando è uscita? E2 uscita E2 nel 2014. Ok, una macchina quindi vecchia di 2 anni, di più, sì, forse, sì, del 2014, sì, sì. Che praticamente ti ritrovi un corpo macchina, non dico nuovo, ma quasi, con un aggiornamento firmware gratis. No, questo dobbiamo dire, cioè parlare bene di Fujifilm, perché X-Pro1 nel 2012 ci, cioè, faceva veramente, no, desiderare. Anche X100 pure, ma dopo 4 anni è diventata una macchina pazzesca, esatto. Questo anche è vero, va bene. In realtà poi stiamo pensando anche di ingaggiare De Martino o Faraboni, Lopez, tutti i grandi amici, fare insieme, cioè 3 workshop insieme, guarda, con ognuno che va, cioè, no? Con Max, quindi, e Gabriele, poi sfondi una porta aperta. Cioè 50 partecipanti che vanno con questo, quell'altro, mattina, pomeriggio, magari, cioè tu mettiamo lì in ufficio, impostiamo, cioè no, tu, cioè, devi insegnare impostazione della street, perché no? Certo, assolutamente sì. Però a me piacerebbe, cioè, no, andare in giro con te a fotografare, forse? Organizziamo. Perché no? Sì. Anche questo sarebbe male, non sarebbe male. Coinvolgere qualcuno. Secondo me Fujifilm non ci darà anche il permesso di ingaggiare 4 ambassador insieme contemporaneamente. Ma secondo me sì. Sì, vabbè. Dai, ci facciamo una bellissima... cioè, vabbè, evento molto bello, facciamo. Esatto. Ok, va bene. Grazie. Ciao Simone, grazie. Grazie a voi.